Salve, in questo video vi parlerò di un vero e proprio complotto, sì, proprio un complotto vero in cui addirittura è implicata l'FBI, un complotto teso a condizionare l'operato di governi addirittura in tutto il mondo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Ogni anno sentiamo le campagne per la sensibilizzazione contro la pirateria. E ogni tanto salta fuori qualche cifra, in particolare le cifre che in questi anni sono più ricorrenti sono queste, che negli Stati Uniti ogni anno si perdono 750.000 posti di lavoro e c'è una perdita per il settore industriale discografico dai 200 ai 250 miliardi di dollari, vista per billions miliardi. In effetti sono cifre impressionanti, per cui tutti i governi fanno qualcosa per frenare questa piaga della pirateria. Questo è, per esempio, il giornale, la rivista trimestrale della SIAE, della Società Italiana per Editori, si chiama Viva Verdi, è il primo numero del 2011, 150 anni dell'Unità d'Italia, vedete qui Benigni sul cavallo col tricolore. È un numero dedicato all'Unità d'Italia e a pagina 34 c'è un articolo, si chiama Il Salto Digitale, dovreste trovarlo anche online. C'è scritto in alto: le vendite dei CD continuano a calare. Quindi dice praticamente la stessa tiritera, cioè che si perdono soldi perché i CD si vendono meno di prima. E si continua a parlare dei CD che si vendono meno di prima. Ma nella pagina a fianco, un po' meno in evidenza, qui su sfondo grigio, c'è scritto CISAC, incassi stabili. Cos'è la CISAC? La CISAC è la Confederazione Internazionale delle Società Autori e Compositori, cioè la SIAE e tutte le altre società di raccolta di diritti d'autore di tutto il mondo. In pratica dice che gli incassi dei diritti d'autore in tutto il mondo sono sostanzialmente stabili. Qui c'è un grafico che dice che in pratica negli ultimi 10 anni sostanzialmente, fino al 2009 sono questi dati, la raccolta dei diritti d'autore è sostanzialmente stabile. Non c'è quel grande calo. C'è stata una stasi rispetto a un grande incremento precedente, però sostanzialmente siamo lì, gli incassi sono stabili. Lo dice anche l'articolo della SIAE. Ma allora non tornano i conti. Come mai ci raccontano che scendono le vendite di CD, però i diritti d'autore, che sono una parte del prezzo del CD, invece rimangono sostanzialmente stabili? Beh, questo viene spiegato da un altro grafico che viene sempre proposto con lo stesso report che potete trovare online della CISAC, che mostra l'andamento delle raccolte di diritti d'autore rispetto al tipo di diritto. E vediamo che per quanto riguarda le riproduzioni meccaniche, cioè i CD, effettivamente c'è un calo, in questo caso mondiale dell'8,7%, ma c'è un grosso aumento sui diritti di pubblica esecuzione, concerti, concertini, so, piano bar, discoteche, perché quando si mettono dischi in discoteca si pagano il titolatore, e c'è anche un aumento addirittura di un terzo, ma ancora piccoli, diciamo, come valori assoluti, su altri tipi di rientri di forme di rientro dei diritti d'autore, come per esempio multimedia e anche diritti online. Allora, questa è una mappa tipica non di un calo del consumo di discografia, ma è una modifica del mercato. È un trend molto chiaro che dice che il mercato si sta modificando. È sempre meno vendita di CD pura ed è sempre più esecuzione pubblica di concerti, che è anche meglio. E sempre più servizio alternativo di fornitura di opere di ingegno, quindi che poi prevedono una tassa SIAE. E questo è quindi appare come una difesa di un settore dell'industria, quello discografico, che si aggrappa allo status quo per evitare di affrontare una inevitabile ristrutturazione, una inevitabile modifica delle strategie di mercato. Però io vi ho promesso un complotto. Allora, queste cifre che sono state mostrate qui in alto non vengono dal nulla. Sono cifre che sono state
ripetute negli anni in diversi documenti anche ufficiali, che quindi hanno determinato anche la politica di governi, che hanno quindi perseguitato e perseguito la pirateria perché a monte c'era un danno di questa entità. Per esempio, vi mostro un documento che è questo, anche questo lo trovate online, è uno dei tanti, però è italiano, quindi ho preferito mostrarvi questo, della Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, è un incontro di studio sulla proprietà intellettuale del 2002. Sostituto procuratore della Repubblica Luciano D'Angelo. Qua si parla di contraffazione e pirateria, si fanno dei discorsi e a un certo punto a pagina 6 si dice: stime autorevoli valutano che la contraffazione e la pirateria rappresentino dal 5 al 7% del commercio mondiale per un valore di 200-300 miliardi di euro l'anno e comportino una perdita complessiva di 200.000 posti di lavoro anno. Le imprese dell'Unione Europea perderebbero ogni anno 400-800 milioni di euro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questo documento della Procura del Tribunale di Napoli dà altre cifre ancora, cioè dice, dà altre cifre rispetto a queste, che sono invece le cifre accettate, per esempio, dal governo degli Stati Uniti, perché sono cifre fornite nel 2002 da uno studio condotto dall'FBI. Nel 2010 viene prodotto uno studio che serve al Congresso americano per fare le leggi sulla pirateria ed è questo studio qui. Report, c'è scritto report per i membri del Congresso, è un report sulla proprietà intellettuale, osservazioni, eccetera, eccetera. Questo report ha una cosa, una pagina interessante, a pagina 18 in fondo, c'è scritto, lo potete trovare su internet, c'è scritto che un certo numero di pubblicazioni di industrie, mezzi di informazioni e anche governative hanno citato uno studio dell'FBI che dice che il business americano, quindi il giro d'affari americano, perde da 200-250 miliardi di dollari ogni anno. Questa stima è contenuta, dice, in una press release FBI del 2002. Quindi l'FBI ha diffuso questa cifra. In realtà erano cifre farlocche che giravano già da tempo. Beh, poi magari avevano ragione, no? Beh, no, non avevano ragione perché poi, dice sempre lo stesso rapporto, ma gli ufficiali dell'FBI ci hanno detto, told us, che it has no record of source data or methodology, cioè non ci sono dati di fatto o metodologie che hanno portato a questa valutazione. Dicasi cifre campate per aria. Inoltre, una press release sempre del 2002, stesso anno, guarda caso, della CBP contiene una stima sempre di 200 miliardi di dollari, guarda caso, stessa cifra. Ed appaiono i 750.000 posti di lavoro, quelli del 1986, quindi sempre su base annua. In questo caso, quando sono stati interrogati sulla cosa, ma voi da dove avete preso questi numeri, ha disconosciuto queste cifre. E nel 2009, beccati, un memo interno del marzo 2009 hai circolato appunto per informare lo staff di non usare queste cifre. Tuttavia, altre entità, sempre statali e parastatali, continuano ad utilizzare quando possono questi numeri qui. Quindi, alla fine, quello che viene fuori è un complotto, dicasi complotto, perché ci sono dei soggetti, abbiamo visto industrie, mezzi di informazione, FBI, parti, agenzie governative che hanno interesse, con intenzioni buone o cattive, non è mio compito affermarlo, hanno interesse a montare il caso della pirateria, perché così poi il Congresso, il governo fa delle leggi contro la pirateria molto dure e quindi avvantaggiano, l'industria discografica.
Abbiamo visto che queste cifre, sulle quali però si dovrebbe basare questa politica, sono assolutamente campate per aria. Cosa succede invece in Italia? In Italia molti ricordano la tassa, per esempio, sui CD, la tassa SIAE su CD. Se noi compriamo un CD, noi paghiamo una tassa su questo CD. Era una tassa di tempo fa, vale ancora, però pochi sanno che il 30 dicembre 2009, mentre noi stavamo per festeggiare il Capodanno e l'arrivo del 2010, il ministro Bondi era nel suo ufficio a firmare un decreto-legge per stabilire che qualsiasi prodotto con cui si può sentire musica o memorizzare anche musica va tassato. Quindi non solo lettori MP3, ovviamente, ma anche per esempio dei cellulari che io posso usare per sentire della musica, vanno tassati. Allora una tassa, e compro un cellulare adesso, pago anche una tassa SIAE. Non solo, siccome digitalmente io posso memorizzare i miei dischi anche su un hard disk, anche gli hard disk sono tassati. Sono tassati con una trentina di euro, tra l'altro. Io acquisto un computer con un hard disk e un masterizzatore cieco, pago circa 35 euro di tassa SIAE. Più se uso, so, compro delle chiavette USB, pago della tassa SIAE, se compro degli hard disk interni pago una tassa SIAE, se compro un cellulare pago una tassa SIAE e così via. Ecco, questa è una tassa SIAE che viene pagata nonostante i diritti d'autore in tutto il mondo non stiano assolutamente subendo un calo. Questo perché? Perché c'è un terrorismo nei confronti dei governi che vengono quindi indotti a anche annunciare delle misure impopolari. In un momento di crisi annunciare una tassa da parte di un governo che dice di non mettere le mani nelle tasche degli italiani è una cosa importante, in teoria non mettere le tasche degli italiani, ma se io ho un cellulare e me lo metto in tasca, su quel cellulare che ho in tasca c'è una tassa. Grazie.